Commissaria niente. È un'inchiesta partita nel 2011, quella che ha portato ad una nuova iscrizione nel registro degli indagati del sindaco viceministro Vincenzo De Luca e al sequestro del megacantiere Crescent sul lungomare di Salerno. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno notificato 30 avvisi di garanzia agli ex assessori della giunta comunale 2008 e ai dirigenti e funzionari della soprintendenza. Per la prima volta si parla apertamente di lottizzazione abusiva in relazione alla costruzione della mezzaluna di cemento disegnata dall'architetto internazionale Bofill. De Luca risponde di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. A far partire le indagini sono stati i 20 più esposti che le associazioni ambientaliste hanno presentato all'autorità giudiziaria per presunte violazioni urbanistiche e paesaggistiche. L'attenzione degli inquirenti si concentra in particolare sull'autorizzazione che la soprintendenza di Salerno ha concesso al progetto nell'agosto 2009, quando cioè, secondo i denuncianti, gli uffici tecnici competenti per la valutazione di un così imponente piano dei lavori erano chiusi per ferie. Altro nodo da sciogliere sarà quello sulla delibera del 2008 che autorizzò l'acquisizione delle aree demaniali su cui poi costruire la struttura commerciale e residenziale. Il provvedimento di sequestro del cantiere del valore di 100 milioni di euro è stato firmato dal GIP Donatella Mancini su richiesta dei PM Rocco Alfano e Guglielmo Valenti. A poche ore dal sequestro il sindaco viceministro De Luca sul suo profilo Facebook ha commentato: la sottocultura della mummificazione del territorio, il finto ambientalismo, la palude burocratica sono sempre di più un grande problema per lo sviluppo dell'Italia. Si rischia davvero un declino inarrestabile, aggiungendo di aver dato mandato ai legali di far pubblicare l'avviso di garanzia sul sito web. Così, ha detto, tutti potranno rendersi conto di che cosa si tratta.